La tanto attesa chiusura del cerchio è arrivata. Prima di cominciare la nostra video recensione della terza stagione di Dark, ci teniamo subito a sottolineare come la serie tedesca targata Netflix, diventata ormai di culto, sia rimasta anche in quest'ultima stagione fedele a se stessa e al suo stile. Chi si aspetta magicamente che in questi 8 episodi conclusivi le cose si faranno di colpo più chiare, verrà deluso. Dark, giocando a carte scoperte, se possibile complica ancora di più la narrazione, per la gioia o forse la paura di molti. Ma d'altronde, questa complessità narrativa fa parte del gioco che la serie ha instaurato fin da subito con lo spettatore, richiedendogli una buona dose di pazienza e attenzione, rassicurandolo sul fatto che prima o poi le risposte chiarificatrici sarebbero arrivate. Ma prima di continuare con la nostra video recensione dell'ultima stagione di Dark, rigorosamente senza spoiler, noi vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella delle notifiche, per non perdervi nessun video targato Movie Player. Arrivati ai titoli di coda di Dark, possiamo dire che le promesse sono state mantenute e il finale è soddisfacente, anche se per arrivarci la posta in gioco si alza e la storia diventa così labirintica da mettere a dura prova anche l'affezionato più fedele. Ovviamente, riassumere la trama delle stagioni precedenti di Dark sarebbe un'impresa folle, visti i continui salti temporali e le linee narrative che in maniera labirintica si intersecano tra loro attraverso una serie di paradossi. Sappiamo però che la seconda stagione si concludeva con l'arrivo di una nuova Martha, appartenente a un'altra realtà che salvava Jonas dall'apocalisse. Si era quindi arrivati al concetto di multiverso e realtà alternative che subito nel corso della prima metà di stagione troveranno la loro dimensione narrativa. Perché se Dark ha un enorme pregio è proprio quello di avere la sensazione di sapere dove vuole andare, di avere una struttura sì complessa, ma anche ragionata e studiata. In questo modo l'esistenza di un altro mondo che interagisce con la realtà che abbiamo imparato a conoscere, nonostante a prima vista sembri soltanto un modo per complicare le cose, si caratterizza come un proseguimento naturale della storia. In tutto questo, il tema fondante di Dark 3 rimane l'indagine relativa al libero arbitrio e alla possibilità di cambiare il corso della propria vita. Merito del fascino di Dark è proprio quello di saper unire i personaggi attraverso un filo annodato più volte, che si intreccia attraverso le varie epoche rendendo affascinante e paradossali le genealogie e le discendenze. Insomma, possiamo affrontare Dark come un lungo gioco simile a Indovina chi, nel riconoscere volti, nomi, identità di chi ci troviamo davanti, un gioco che si riflette anche nella dimensione narrativa, in cui i personaggi sono alla ricerca della loro identità e del loro esatto ruolo. Una serie TV esistenziale? Certamente. Tra viaggi nel tempo e paradossi, Dark pone domande filosofiche, si ingegna con metafore religiose e scientifiche, affronta un percorso di crescita nel tentare di indagare la natura umana. L'intricata tela di Dark, simboleggiata anche dalle immagini specchiate della nuova sigla, che ricordano la figura di un ragno, giunge a conclusione in un finale che, siamo sicuri, sarà soddisfacente ma già pronto a dividere. Per quanto aver seguito fedelmente il filo di Arianna, personaggio mitologico che viene più volte richiamato all'interno della serie, ci abbia finalmente portato all'uscita del labirinto dando luce ai misteri oscuri della cittadina di Winden, permane una sensazione agrodolce. Alla fine, la risoluzione della vicenda funziona, ma sembra non essere altrettanto potente rispetto a ciò che l'ha preceduta. Non aiuta una certa ripetizione di dinamiche e dialoghi che, se da un lato provano a guidare al meglio lo spettatore spiegando e rispiegando negli eventi, d'altro canto appesantiscono lo svolgimento del racconto, che perde in certi momenti la tensione accumulata e paradossalmente complicano ancora di più l'interpretazione delle vicende. Inoltre, non tutti i personaggi sono trattati con la stessa importanza e, data la natura della serie, a volte la fine del loro ciclo narrativo sembra sbrigativo o interrotto. Volendo tirare le somme, noi siamo molto soddisfatti da questo epilogo di Dark. Nonostante una coerente complessità generale, la serie Netflix si conclude con un finale soddisfacente che premia la pazienza dello spettatore. Forse non piacerà a tutti, ma Dark si è dimostrata una delle serie che fino alla fine è rimasta fedele alla sua natura, divertente, complicata, ma anche appagante e coraggiosa. E voi? Che ne pensate di Dark? Avete divorato la terza stagione o la state centellinando? E se non vi siete persi nel labirinto, fateci sapere la vostra nei commenti.